Buongiorno. Buongiorno, benvenuti in questo bellissimo video da San Genesio, un altopiano vicino a Bolzano, circa 9 km, composto da circa 5 frazioni, 3.000 abitanti e super soleggiato. Sono circa 300 giorni di sole all'anno. E per arrivare fino a qui abbiamo preso l'autobus numero 156 dall'autostazione di Bolzano fino a San Genesio Paese, dove abbiamo cambiato autobus, abbiamo preso il 157 per Schermos. Esatto. Molto bella questa zona e abbiamo beccato anche una bellissima giornata. Non sarà una passeggiata con molto dislivello, però dura circa un'ora e mezza. Adesso la nostra direzione è Tomanegger. La motivazione per la quale Sara si è interessata a San Genesio, sentiamo. È molto interessante perché quest'anno, quindi 2024, dal 12 al 28 di aprile, c'è la cosiddetta settimana culinaria primaverile. In cosa consiste, vi chiederete? Sono diversi mari, ovviamente tutti quelli che partecipano a questa iniziativa, in cui viene offerto un menù tipico altoatesino, ma in realtà direttamente della zona di San Genesio, come ad esempio gli asparagi di Terlano o molti piatti a base di erbe aromatiche del territorio. Nonostante siamo arrivati in bus, in realtà per molto tempo, fino al 2020, c'è stata in funzione la funivia appunto di San Genesio, che venne costruita nel 1937 e che per moltissimi anni fu l'unico modo per raggiungere proprio l'altopiano. E adesso invece con l'autobus o in macchina si arriva in circa un quarto d'ora, 20 minuti, sono alla fine 9 km con un bel po' di gallerie tornanti. E la funivia è chiusa da circa 3-4 anni. Purtroppo. In questo paradiso di larici, Sara vorrebbe cercare casa proprio nel paese più piccolo dell'altopiano di San Genesio, che infatti conta neanche 100 abitanti e sorge ad un'altitudine di circa 1270 metri sul livello del mare. Ma è molto bello, sapete perché? Perché da lì si può vedere tutta la Bassa Tesina, ma anche il lago di Caldaro, quindi si ha una visione molto ampia. Molto interessante è anche tutto il mondo dei larici. Infatti qua ci troviamo nella terra dei larici, dove purtroppo il larice più antico non gli può essere definito ancora un anno di nascita, così si può dire. Vanta un primato perché è alto 24 metri, ha una circonferenza di circa 6 metri e un diametro di circa 2 metri. La cosa bella è che ha potuto svilupparsi in tutti questi anni, decenni, millenni, chi lo sa, in altezza, anche la chioma in larghezza, perché non ha concorrenti, quindi è da solo che si gode tutto il panorama. Proprio sul salto si possono fare diverse attività, tra cui mountain bike, escursioni, si possono fare anche delle soste nei diversi masi e ci si gode la vista anche sull'Ortles, sulla Mendola, ovviamente su tutta la Bassa Atesina. Alle spalle c'è un attimo un falò in corso, ma tutto nella norma perché c'è gente che lo sta guardando, e abbiamo pausa merenda oggi. La merenda è importante, ma il potassio anche, quindi direi... Oggi niente... Guarda, ti sbuccio anche la banana. Grazie. Guarda che brava. Oggi niente... pasta, niente panini, abbiamo solamente merenda perché sono le 4 del pomeriggio. E stasera c'è la pizza. Esatto, ma nel prossimo video che vedrete ci sarà una grande mangiata, quindi guardatelo. Anche una bellissima location per un ottimo panificio. Per chi fa mountain bike è un ottimo stop. Guarda che bello con questa vista nel verde qua. Bravo. In questa zona sembra che il tempo si sia praticamente fermato, che le lancette corrano molto più lentamente rispetto a tutto il resto. Giornata di 48 ore, secondo esatto. me. Esatto. Perché... E un'altra cosa importante da dire è che esattamente davanti a noi, proprio qui, un po', diciamo, molto in lontananza, si vede il bellissimo... Renon, l'altopiano del Renon, che ormai conoscete, vi lasciamo qua senza banane tutti i video nelle schede, il nostro amatissimo Renon. Siamo anche super fan di San Genesio perché i nostri contadini di fiducia del mercato di Bolzano del sabato abitano proprio a San Genesio. Ogni volta svaligiamo il loro banco di tra cipolle, carote, porridge, finale, cavolo. Esatto, e loro abitano proprio nel primo paese arrivando da Bolzano e appunto di San Genesio, quindi sono diventati i nostri amici. Oggi purtroppo non siamo andati al mercato, sennò sarebbe stato un ottimo San Genesio Day. Abbiamo anche delle graziose casette che si vedono in lontananza, molto molto carine, anzi azzarderei l'ipotesi della panetteria, come ben già saprete. Dovete anche sapere che il sabato è il giorno preferito di Sara, perché facciamo sempre al mattino il mercato dal nostro appunto amico di San Genesio, pomeriggio facciamo sempre qualche passeggiata, qualche giro molto tranquillo, tipo adesso appunto, e alla sera, cosa più importante per Sara ovviamente, c'è la pizza che fa lei sempre ogni sabato. Invece io preferisco la domenica,
dal punto di vista escursionistico, perché facciamo sempre giri più lunghi con un bel po' di dislivello, quindi abbiamo questo compromesso. Non anche gli spaventapasseri qua sopra e giocano a Quidditch. Giocano a Quidditch sull'albero. Grifondoro contro Serpeverde. La leggenda narra che in questa zona avessero ritrovato anni e anni fa le caverne, o comunque le zone in cui vivevano le streghe di migliaia di anni fa. Abbiamo anche scoperto un'altra bellissima cosa, la quale parteciperemo quest'autunno, ovvero la settimana della castagna di San Genese, dove tutto il paese ha proprio il focus sulla castagna, con diversi mercati, escursioni tradizionali e soprattutto anche il Törgelen, che è un'antica tradizione dell'Alto Adige, dove dopo la fatica del grande raccolto, i contadini posizionati, ovvero che hanno un maso in zone vinicole, festeggiano con tutti gli abitanti e con tutti gli aiutanti proprio la fine del raccolto. E qua si degustano diversi prodotti, tra cui canederli, zuppa d'orzo, piatti a base di carne e ovviamente le castagne e il vino novello. Quindi è un'ottima e antica tradizione da mantenere. Giusto per avere un filo conduttore con tutti i nostri video, anche oggi abbiamo incontrato 5 persone e circa una trentina di cani, più o meno. E cavalli. San Genezio è molto famoso per chi fa equitazione e cose a cavallo. Cose a cavallo, scusate amanti dell'equitazione. Spero che con questo vento si senta, però questa, se non ci dovessero essere gli alberi, sarebbe la copertina perfetta per Windows XP. Abbiamo anche trovato non una panetteria, bensì una casa perfetta. Sì, che sicuramente potremmo permetterci perché costerà più di noi. Quindi mi sono dimenticata di questo particolare. Sì. Eccoci in arrivo al nostro punto di arrivo, 10 minuti. Proseguiamo o da questa parte o anche da questa, possiamo decidere anche. Esatto. Sara mi ha messo l'ansia perché era convinta di perdere l'autobus, adesso siamo praticamente mezz'ora in anticipo, però va bene così, piuttosto che perderlo. E adesso quindi andiamo, secondo me è più bella questa, io farei quella da 10 minuti perché è più ripida, più sentiero, non strada. In tutto ciò ovviamente la buccia di banana ce la stiamo portando dietro, perché ricordatevi di non lasciare mai rifiuti in giro, che sia montagna o qualsiasi altra parte del mondo, quindi teniamo l'ambiente pulito, il pianeta. È lo slogan dei nostri video. Quindi piuttosto portatevi 2 ore questa banana che mi si è decomposta in mano. Oh, 2 ore adesso. Un'ora e mezza. Neanche, perché le ho fatto fare avere un po' di corsa, perché il navigatore mi segnava l'arrivo alle 17.22, l'autobus sarebbe stato alle 17.23. Quindi abbiamo corso e siamo mezz'ora in anticipo ora. Però vabbè, dettagli. Allora, è da un po' di tempo che non lo facciamo, quindi refresciamo un po' e fammi la classifica delle tue 3 valli / altopiano preferiti in Alto Adige. Terzo posto. Allora, terzo posto metto la Val Sarentino. Secondo posto. La Val di Vizze. Primo. La Val d'Ultimo. Mi aspettavo Valdega. No, allora, contesto, è una classifica basata su un criterio ben preciso, ovvero dei posti in cui c'è ancora la montagna pura, tranquilla, dove siamo andati ancora in realtà poche volte in queste 3 valli, dove però c'è una tranquillità, una pace, dove in altre zone bellissime dal punto di vista paesaggistico, come per esempio l'Alpe di Siusi, la Val Gardena, la Valdega, anche molto più conosciute, dove però non riesco a respirare l'essenza della montagna. Quindi questa classifica è basata su questo criterio ed è personale, quindi non diciamo che queste cose valgano per tutti, ma è una classifica personale. Seconda classifica, terzo posto. Allora, terzo posto io metto un pari merito, metto la Val di Funes con la Val Sorrentino. Vai, secondo? Secondo posto io metto l'Alpe di Siusi. E primo? Primo posto è scontato per me la Valdega, mi spiace. Un attimo, disclaimer, siamo molto amanti del Renon. Sì. Però quella è proprio ancora sopra seconda l'uno. Casa, cioè ci andiamo proprio quando possiamo. Quindi in realtà Renon sarebbe posto 0, quindi è sottointeso. Prego. Gentilissima. Se ancora non lo fate, seguiteci su Instagram, le non turiste trattino basso, vi lasciamo qua il nome nella descrizione, il link diretto ad Instagram, seguiteci perché in potete vedere in anteprima tutti i contenuti, tutti i nostri giri.
Eccoci giunte alla conclusione di questo percorso. Oggi non ad anello purtroppo, ma è giusto un allenamento questo. Esatto, sono circa 4 km e mezzo in un'ora e un quarto, un'ora e mezza, super tranquillo. Si arriva direttamente alla fermata dell'autobus che è qua dietro, quindi super comodo anche senza macchina. Adesso torneremo a Bolzano con tre autobus in tutto in circa 45 minuti, contando tutti i vari cambi. Esatto. Questa passeggiata è fattibile anche con i bambini, si può fare anche come un picnic la domenica pomeriggio, il sabato pomeriggio. È un altro piano molto 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 ampio, quindi ci sono un sacco di zone per fare appunto diversi giri, sia in mountain bike che a piedi, quindi bellissima zona. Torneremo anche d'inverno. Torneremo anche nel prossimo video, la prossima settimana, quindi non dimenticatevi di mettere like, commentare, condividere il video. E dirci anche se siete mai state in questa zona o se conoscete qualche passeggiata da consigliarci. Ci vediamo nel prossimo video da Lana. Ciao!